Lei è diventato nel corso degli anni un personaggio televisivo grazie ad un'originale campagna pubblicitaria. Com'è nata l'idea di questa campagna? Bah, non è nato da niente di particolare, è nato dal cuore, così parlando direttamente al cliente e prendendo le sue responsabilità sull'articolo che proponevi e essendo presente, cercare di soddisfarlo il più possibile. Quanto è difficile, se è difficile, perché immagino che c'è, insomma, alcuni viene bene, alcuni viene meno bene, nel suo caso viene bene, essere sempre originali. Anche a fare pubblicità, che sono tutte così, non tutte noiose, ma tante sono noiose, lei è sempre originale. Beh, ecco, questo è per essere diversi dagli altri. Già che io mi dicono sempre che sono già diverso io, quindi sono rimasto e ho ottenuto questa linea qua. E quello che viene così, spontaneamente, senza un criterio di ricerca in particolare. Ma il dialetto nasce come? Perché lei ha fatto del dialetto la sua arma. Beh, questo è involontario, è stata una cosa che io già quando sono arrivato qua facendo il porta a porta, l'ho già detto, e ogni volta che io lasciavo questi clienti che ho conosciuto nella Leventina così, spesso sentivo, uè, Savedum, Felix, Savedum, e a me è sempre piaciuta questa parola qua, trovo che sia l'unica parola che esista solo in dialetto, non c'è in un'altra lingua. Ecco, facciamo proprio un passo indietro, no? I ricordi, gli inizi, come è arrivato in Ticino? Cosa l'ha portata qui? Beh, mi ha portato mia moglie, ho conosciuto mia moglie. C'è sempre una donna in mezzo, sì. Però fai ne valso la pena, no? Sono contentissimo. E mi ha portato qua, cioè avevo 18-19 anni al massimo, e quindi con un'esperienza totale, e l'ho raggiunto qua e sono rimasto qua. Perché lei è di origini franco-tunisine, giusto? Sì, io sono nata a Parigi, sì, di origine orientale, sì, tunisina. Però non c'è stata solo Parigi e non c'è stato solo il Ticino, ha avuto anche nel frattempo un'altra esperienza. Beh, nel frattempo ho avuto l'esperienza sia in Israele, sia nei paesi come l'Iran, con il Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan. E che lavori faceva in giro? Cioè, lei è, cosa ha fatto come apprendistato? No, l'apprendistato è stata la vita. La vita sola, solo questo. Perché se. Ecco, l'unica cosa che magari ripiangerebbe della mia infanzia è il fatto di non aver studiato. Però dall'altra parte la vita mi ha dato una cosa che magari lo studio non poteva darmi. Non lo so, ognuno dopo ha le sue strade.